Allora, personalmente sono due volte lieto di introdurre questa conversazione sul libro di Francesco Garofalo. Siamo lieti di ospitarlo all'interno della mostra d'architettura. Garofalo è stato parte della vita della Biennale, ha curato il Padiglione Italia nella mostra generale curata da Bezzi. L'abbiamo conosciuto, l'abbiamo avuto tra noi molto tempo, come dire, abbiamo avuto modo di conoscerlo anche personalmente in svariatissime occasioni. E quindi parlare di una persona che definirei gentile e a suo modo seppur riservato, affascinante, è un piacere particolare. Il farlo qui all'interno della mostra d'architettura è naturalmente anche un modo di rendere anche omaggio a Francesco, che qui portò. E io mi soffermo un attimo su quello che lui fece al Padiglione Italia, perché per dovere di memoria portò un tema, L'Italia cerca casa, era il titolo della mostra, molto in sintonia con la mostra di Bezzi, che fondata col titolo Out There e con il sottotitolo Architecture Beyond Buildings, invocava una visione, no, dell'architettura e delle cose che compongono, e delle visioni che compongono l'architettura, dilatata oltre appunto gli spazi costruiti, e l'abitare era in qualche modo, dire, la parola chiave. Noi abitiamo nel mezzo di non solo edifici, di spazi di forme, di suoni, di immagini. E all'interno di questa mostra, il Padiglione Italia di Garofalo ebbe il coraggio di affrontare un tema, come dire, sul quale mi sembra che il nostro paese abbia davvero. Per cui, cos'è successo all'architettura italiana? Si potrebbe anche dire cos'è successo all'abitare italiano, cioè, nel senso che l'architettura è tra le cose che facciamo in Biennale il campo nel quale ci si sente un po' più smarriti. La Biennale d'architettura, abbiamo dedicato alla Biennale d'architettura tanto tempo, molto tempo e molte energie e molte risorse, anche con lo scopo di dare una mano, se quanto più possibile energica, ad una riappropriazione, come dire, dell'architettura da parte di un paese che mi sembra l'abbia smarrita. Io sono sostenitore. Questa mostra, ad esempio, il mio sottotitolo di questa mostra è Ifigenia in Tauride, cioè se noi non ci mettiamo in viaggio verso Tauride a cercare di liberare Ifigenia, a portarla tra noi, scriviamo miti, scriviamo leggende, parliamo della figlia e dei figli di Clitennestra, ma insomma abbiamo 70.000 studenti nelle facoltà di architettura, il che conferma uno stato di smarrimento. Ma naturalmente, come vogliamo dire anche in questa mostra, l'architettura non è degli architetti, l'architettura è nostra. E se il paese, come individui e come individui che hanno delegato la propria capacità di rappresentanza e di volontà alle istituzioni, non tornano a desiderare Ifigenia, Ifigenia resta tranquillamente in Tauride. E noi ci battiamo con i nostri volumi, i nostri problemi, e con questa perdita, e io questa è la parola che più sento utile, è questo senso di perdita che almeno noi in Italia sembriamo soffrire. Di fronte al tema che era quello di
di Garofalo del Padiglione Italia, l'Italia cerca casa, sono, ecco, lui già affrontò alcuni temi che poi sono i temi anche di questa mostra. Sono i temi del, sono i temi delle ragioni per cui la domanda è così sofferente, no? Così incapace di esprimere, di essere espressa, e quindi di conseguenza l'offerta così in difficoltà a manifestarsi in funzione di una domanda qualificata ed espressa. Qui non si sa più a chi dare, no, la colpa, se a chi è incapace di esprimere la domanda o che si mette a predisporre offerte che Dio solo sa a quale domande vogliono rispondere, o se sono domande sono tendenzialmente autoreferenziali. Ci sono tante forze con le quali dovremmo combattere, soprattutto una è la tendenza al proprio benessere e alla propria sicurezza, sono i due grandi nemici di Ifigenia. Tutto sembra essere dominato dall'idea di primo mettersi in prigione, mettersi in sicurezza di fronte ai pericoli esterni, secondo all'interno cercare il massimo di comfort privato. Terzo, per quanto riguarda il rapporto col resto del mondo, possibilmente ignorarlo e quindi lasciare che una sorta di civiltà nuragica si espanda, lasciando perdere gli spazi pubblici che sono di nessuno sostanzialmente. Il predominio totale del regolamento comunale, che è l'unico vero grande architetto che ha lavorato in Italia per tanti anni, e con una schiera infinita di altri professionisti che, conoscendo il regolamento comunale, hanno raggiunto il massimo di abilità per aggirarlo, per trovarne le massime vantaggi possibili all'interno delle norme, con gesticolazioni fisiche che riescono a superare il quanto i regolamenti comunali danno. Il tutto regolamento comunale, sicurezza, sicurezza individuale, benessere personale, indifferenza verso il rapporto noi rispetto agli altri, e quindi spazio pubblico considerato spazio di nessuno, non definiscono una civiltà che ha bisogno di Ifigenia, definiscono una civiltà che desidera insomma, non vuole essere neanche tanto disturbata dall'idea che le cose possono essere fatte diversamente, mentre l'architettura, si sa, è la grande disciplina che vuole dire come diversamente possono essere fatte e come diversamente può essere organizzato lo spazio nel quale viviamo, operiamo e che, nel quale ci riconosciamo come individui, cittadini, parte di una comunità. I contributi dati da Garofalo in questo senso sono interessanti. Il fatto è che noi dovremmo tradurre tutto questo in una macchina che faccia muovere il desiderio delle persone e le decisioni delle persone, perché anche avere, no, anche soltanto offrire all'intelligenza del paese la meditazione, la riflessione, la ricerca, ma scarsamente l'opportunità di cimentarsi con le questioni, non è anche questo, come dire, degno di un paese moderno, è degno di un paese che vive il moderno come ritirata, come conquista di mezzi per poter raggiungere risultati soddisfacenti, più un punto e basta. Quindi lo scopo della Biennale è che vuole essere un cuneo che dal resto del mondo noi cerchiamo di far entrare nell'anima e nella mente e nel mondo dei desideri italiani. Non a caso facciamo una biennale lunga 6 mesi, perché una biennale lunga 6 mesi vuol dichiarare una cosa anche rispetto alle biennali precedenti. La biennale non è fatta dagli architetti per gli architetti, ma è fatta per il pubblico,
perché è questa svolta di una biennale lunga 6 mesi che mi è stata, mi viene rimproverata come una follia, cioè da chiunque, all'interno e all'esterno. Resta una biennale lunga 6 mesi perché è ricca di discussioni e di dibattiti, perché con queste biennali ci vogliamo rivolgere ai visitatori, i quali, siccome stanno crescendo e tanti giovani, tanti da tante università vengono, la nostra funzione pedagogica non è certo quella di insegnare un modo con cui si utilizza una disciplina, ma insegnare che c'è un mondo e c'è una potenzialità, una possibilità, e quindi di rivitalizzare il desiderio che c'è in noi rispetto appunto a Ifigenia o rispetto all'architettura come strumento della vita civile. Ho detto queste cose perché queste cose anche ne parlai a suo tempo con Garofalo, ed era come dire anche il suo modo di vivere, no, la sua professione, di contribuire personalmente a questa rivampata di desiderio nei confronti allora era appunto dell'abitare. Lui stesso poi dice: attenzione, usiamo l'abitare, ma poi fermiamoci, perché poi creiamo un altro slogan come tutti quelli che abbiamo creato prima e ci perdiamo di nuovo. Però erano, quindi chiedo, nella presentazione del libro di oggi ho voluto appunto introdurre questa sua diretta esperienza fatta con noi, e quindi lo consideriamo, come dire, uno di casa, e col quale appunto, come sempre, dialogando poi con persone come lui, anche noi abbiamo affinato il nostro modo di riflettere e affinato il modo di concepire la Biennale. Il suo Padiglione Italia è, lo ricordo, come un padiglione esemplare di quello che noi vogliamo sia la Biennale tutta, nei confronti del mondo, ma in particolare del nostro paese. Vi ringrazio e lascio la parola a chi segue, non so chi sia. Buongiorno, grazie di essere qua, grazie al Presidente Baratta di questa bellissima introduzione della nostra discussione. Non credo che sia un caso che il libro a cui Garofalo lavorava prima di completare il suo Cos'è successo all'architettura italiana fosse una raccolta di saggi che si occupava di temi molto diversi fuori dall'Italia, nel mondo, la raccolta di saggi di George Bird, professore all'Università di Toronto e a Harvard, e autore, tra le altre cose, dell'importantissimo libro che fu Meaning in Architecture, quel libro che introdusse in qualche modo il dibattito semiologico sul significato dell'architettura. George Bird ci ha fatto il piacere e l'onore di essere qua oggi, per cui chiederei a lui di intervenire per prima della nostra discussione. George, thank you for coming. Thank you, Marco. Is this working? Is that okay? Yes, thank you. Well, Marco has already indicated that Francesco Garofalo and I have a kind of symmetrical relationship about our respective recent books. About a year and a half ago, I published a collection of my essays under the name Writings on Architecture and the City, and I invited my friend Francesco to write an introduction to my book, and he did so, and I was very grateful to him, and I at least found it a very interesting introduction. Come è stato detto bene nell'introduzione, io e Francesco in realtà avevamo questa diciamo relazione simmetrica, perché più o meno un anno e mezzo fa io ho pubblicato una raccolta di saggi e Francesco scrisse l'introduzione per quei saggi. Quindi nel momento in cui, dopo un po', si è trattato del suo turno e lui aveva appunto iniziato a scrivere un testo, anche se era molto più centrato sulla situazione italiana, e mi chiese di fare io un'introduzione per lui, ho accettato con grande piacere. Sapevo appunto che già la sua salute era un po' precaria, ma soprattutto, insomma, si era creato un feeling tale per cui mi sono sentito di dover dire di sì.
It is largely, or in significant measure, due to Francesco Garofalo that I have developed some sense of the history of modern architecture in Rome. In realtà devo a Francesco Garofalo il fatto di aver iniziato a avvicinarmi all'architettura moderna romana. E di fatto questa che è una raccolta proprio di saggi su taluni aspetti della modernità romana, ecco, l'ho trovato molto interessante e nella mia introduzione poi ho concentrato l'attenzione su quelli che ho trovato tutto sommato più affini e rispetto ai quali sono riuscito appunto a scrivere anch'io qualcosa. E mi ha intrigato una cosa, hanno la linea introduzione che Francesco ha fatto sul mio libro, e c'era anche lì un saggio in realtà sull'architettura romana, ed è stato Francesco che mi ha attribuito una opinione che secondo me era la sua invece, riguardo alla quale questa architettura moderna romana era moderna senza movimento. È stato proprio in questo periodo tra le due introduzioni, lui del mio libro, io del suo, che mi sono trovato ad essere un alleato intellettuale in qualche modo. Ho scoperto che avevamo molto da condividere. Innanzitutto questo concetto che ho appena detto sulla modernità senza movimento, tutti e due eravamo concordi su questo. Dopodiché tutti e due eravamo molto scettici rispetto alle conseguenze di quello che potremmo definire lo star system nel nostro mondo dell'architettura. E poi anche abbiamo condiviso molte idee riguardo l'evoluzione morfologica e tipologica delle nostre città. Ed è stato dopo l'introduzione, cioè quando l'introduzione era già stata scritta, però prima in realtà della pubblicazione del libro, che si è scoperto che il titolo iniziale, che doveva essere effettivamente Moderno senza movimento, non poteva essere utilizzato per motivi di copyright, ed è in questo modo che il titolo è diventato quello che adesso appunto conoscete, ovvero che cosa è accaduto all'architettura italiana. E quindi io ho proprio preso le mosse da questo titolo per la mia introduzione, anche se diciamo che non è lì che verte l'interesse centrale dell'introduzione stessa, proprio perché non avevo abbastanza materiale in realtà sul quale lavorare rispetto a questo tema. E proprio per questo motivo io temo di avere davvero poco da dire rispetto a questo tema, di che cosa è accaduto realmente all'architettura italiana. Ci sono gli altri colleghi qui presenti che io ascolterò invece con sicuro piacere, perché ne avranno appunto da dire molto più di me. Detto questo, però, a dispetto della mia scarsa capacità in qualche modo di contribuire a una discussione fruttuosa rispetto appunto all'architettura italiana, sono assolutamente onorato di essere qui per partecipare anche a quella che vuole essere una modalità di ricordo, di rendere omaggio a un caro collega. E concludo proprio con quello che ho scritto, cioè dice: io non lo so, lo lascio decidere al futuro se effettivamente questo progetto di Francesco di scrivere sulla storia dell'architettura moderna di Roma avrà davvero una grande portata. Secondo me questo era il suo reale progetto, però sicuramente sono certo, non ho alcun dubbio sul fatto che l'architettura romana ha trovato in lui uno strenuo sostenitore e un grande promotore. Grazie. Grazie. Siamo tutti commossi, ma il motivo oggi è che stiamo per parlare di un libro bellissimo. Quindi facciamo la commozione. E parliamo di un libro che sono sicuro voi condividerete come uno dei libri più eleganti,
sottili e originali scritte sull'architettura negli ultimi anni. Perché? Francesco Garofalo scrive di architettura in un modo che a me sembra veramente quasi unico nell'universo del nostro mestiere. Non scrive come uno storico, anche se non scrive sciocchezze, non si inventa le cose, scrive seriamente, ma non scrive come uno storico, non scrive neanche come un cronista, non scrive come un giornalista dell'architettura, non gli interessano tanto i giudizi e così via. Scrive in qualche modo da dentro dell'architettura e quindi rispetto al tradizionale modo di scrivere l'architettura compie degli slittamenti, chiamerei come delle mosse del cavallo, degli slittamenti semantici. Non scrive delle opere. L'eroe della scrittura e dell'architettura di Francesco Garofalo non sono i capolavori di architettura che Libero, Moretti o Ridolfi o chi per loro hanno realizzato. E non scrive neanche semplicemente sugli architetti, scrive su quel processo complicato che porta un'idea di architettura a trasformarsi in edificio. Quindi scrive delle idee, scrive del, quello che gli americani chiamano design process, cioè che da uno schizzo si finisce a un cantiere, ma scrive anche del contesto, scrive delle relazioni con i colleghi, scrive delle relazioni con la politica, scrive del significato che cambia della professione, per esempio, e quindi delinea in qualche modo una fisionomia che non è la fisionomia appunto dell'approccio filologico né di Dio soltanto della cronaca. Il suo racconto si conclude interrogativo su una Roma di oggi che è una Roma abitata da grandi opere d'architettura, grandi controverse opere d'architettura, e alla fine lui ci parla di una Roma con l'auditorium, il Maxi, la stazione Tiburtina, il grande stadio incompiuto di Calatrava, la Nuvola di Fuzza, tutte opere appunto che rimandano e ci ripongono nuovi problemi, nuovi dubbi, nuove parzialità. Ma i veri protagonisti delle storie che Garofalo ci racconta in questo libro sono alcuni architetti caratterizzati dalla, come si può dire, dal carattere controverso della loro vicenda professionale. Tutti architetti in qualche modo più marginali, cioè non c'è neanche un testo su Terragni, neanche un testo su Pagano. Gli eroi di Garofalo sono Giuseppe Vaccaro che in qualche modo pupillo di Piacentini, si stacca da Piacentini ma non scrive manifesti, non partecipa alle mostre delle avanguardie razionaliste italiane, ma lentamente e, come si potrebbe quasi dire, attraverso un lavoro paziente realizza un capolavoro assoluto come l'edificio delle Poste di Napoli. Parla di Adalberto Libera, questo straordinario architetto, in particolare di quel progetto veramente peculiare che è il concorso per il Palazzo Littorio, cioè questo edificio mai realizzato ma nella cui vicenda in qualche modo si vengono assieme, dunque, vanno al dunque i problemi dell'architettura italiana sotto il fascismo e dei rapporti tra l'architettura italiana e il regime. Parla ancora più bizzarro, se volete, di Angelo Mazzoni, questo architetto funzionario che con straordinaria abilità professionale diventa il padrone dell'architettura delle ferrovie italiane negli anni 30 e 40. Fa tutte le stazioni e tutte le colonie per i figli dei ferrovieri, domina un settore dall'alto di un, fino alla vendetta, quando la stazione di Firenze non gli viene affidata come toccava per il suo, ma viene assegnata per concorso a un gruppo di giovani architetti fiorentini, si vendica con quella centrale elettrica, se non sbaglio, di Firenze, col più futurista dei suoi edifici. Se moderna doveva essere la stazione, il pezzo più moderno di quella stazione,
lo faceva perché Pietro Capo delle Ferrovie dello Stato. A Berlino, quando all'inizio del Novecento Ludwig Hoffmann viene fatto architetto capo della città di Berlino, e nell'arco di 15 anni, 20 anni al massimo, realizza, non so, 150 scuole, 10 caserme di polizia, 50 stazioni di ferrovia, cioè letteralmente realizza da solo tutta l'infrastruttura civile di una metropoli moderna come Berlino. Garofalo ci parla di Diotallevi Levi Marescotti e soprattutto del tema della città orizzontale, di nuovo un tema anomalo rispetto alla ricerca centrale dell'architettura di quegli anni, e parla soprattutto di quella specie di avventuriero geniale, di personaggio unico nella scena dell'architettura del Novecento, Luigi Moretti. Luigi Moretti che a 26 anni riesce a diventare architetto capo dell'Opera Nazionale Balilla, e da quel punto di vista, come si può dire, non ha bisogno più di misurarsi con Piacentini, con gli altri, anche lui non gli interessa nulla Moretti delle mostre, dei gruppi, dei movimenti, dialoga direttamente con Mussolini, fino al punto, se vi ricordate, da realizzare al Foro Italico la palestra privata di Mussolini, che poi invece il nostro dittatore non utilizzerà mai, è uno degli ambienti più eleganti, col padiglione di Barcellona di Mies van der Rohe, si può dire, dell'architettura del Novecento, e fino al sogno appunto del Foro Mussolini, di questa sorta di Zeppelinfeld italiano che Moretti. Ma la storia di Moretti, lo sapete, non finisce là. Giovane architetto legatissimo al movimento fascista, è uno di quelli che aderisce alla Repubblica di Salò, viene ferito in guerra durante gli ultimi momenti della guerra, viene arrestato giustamente alla fine della guerra quando si cerca di fare i conti con il regime appena sconfitto, e questa curiosa, in qualche modo segreta, rinascita di Moretti, nessuno ha mai capito da dove venissero i soldi per fondare un'impresa di costruzione, e contemporaneamente il nostro eroe avventuriero fonda anche Spazio, cioè una delle riviste più sofisticate, più letterarie, più colte del panorama dell'architettura internazionale, e diventa l'architetto capo della Società Generale Immobiliare, per cui realizza insieme a Nervi, un poco Gio Ponti, ma nessuno come Moretti che costruisce in giro per il mondo, fino al punto a costruire Watergate, diventare involontariamente il creatore del luogo in cui si conclude la parabola politica di Nixon e della sua presidenza. Di Moretti, Garofalo ci propone un'analisi veramente straordinaria di uno degli edifici più straordinari, che è il Palazzo per Uffici e Abitazioni in Corso Italia a Milano, che finalmente Garofalo guarda nel corso appunto di un iter di progettazione tutt'altro che lineare. Non c'è un rapporto diretto tra i primi schizzi e l'edificio costruito, c'è un tentativo, un guardare, un rimettere appunto il progetto. L'ultimo grande protagonista di questo libro, credetemi, leggetelo, è Fiorentino, un altro edificio contestatissimo, un altro architetto talmente drammaticamente coinvolto nella sua vita professionale che da far nascere il sospetto o la leggenda romana del fatto che l'architetto si fosse tolto la vita. Non sembra che non sia andato così, grazie al cielo, ma in qualche modo è sicuro che la carriera professionale, una carriera di grande successo di Fiorentino, si conclude con questa opera problematica e straordinaria che è il Corviale. Questo enorme edificio, dritto come un fuso, senza nessuna incertezza, posto sul clinale di un colle che segna in qualche modo il confine della città romana, mai veramente completamente realizzato nella sua complessità, ma la cui idea architettonica è tuttora ben riconoscibile ancora oggi, malgrado appunto le vicende drammatiche, occupazioni. Pensate che la
cosiddetta strada interna, quella che Fiorentino aveva realizzato in qualche modo reinterpretando la rue intérieure dell'unità d'abitation di Marsiglia, non è mai esistita come una strada interna, perché non è stata solo occupata, ma hanno perfino gli occupanti hanno perfino costruito i muri che la strada interna non aveva e si sono inventati dentro questo spazio delle abitazioni abusive che sostanzialmente credo siano ancora tutte quante là. L'ultima cosa che devo dire di questo libro è che curiosamente il libro sono due, sono perfino due nella versa grafica, nel colore della carta, perché i saggi sull'architettura italiana, il cosa è successo dell'architettura italiana, si accompagnano a un secondo libro che si chiama Fuori luogo e che raccoglie i testi brevi, lettere, manoscritti, documenti, articoli pubblicati sull'Unità, sul Manifesto, e che parlano un'altra lingua, che parlano di altri problemi. E questo è importantissimo. Sono i testi di un civil servant, di qualcuno che... è quello per cui Francesco ci mancherà, perché era l'unico. Di qualcuno che, insegnante architetto, pensa di avere una responsabilità nel mondo. E quindi scrive agli assessori, pubblica gli articoli sull'Unità, si occupa della valutazione. L'abbiamo tutti guardato stupefatti. L'idea che lui va a dirigere il nucleo di valutazione dell'ANVUR per le facoltà di architettura, va a fare un lavoro, tra virgolette, noiosissimo, che lui affronta con grande entusiasmo, invece, con originalità, affrontando la questione cosa vuol dire valutazione, come farla, interpretandone i risultati per capire lo stato di salute della nostra... cioè, come va fatto? Ci mancherà. Pierpaolo Tamburelli ha quasi la metà della mia età e quindi ha conosciuto Francesco Garofalo in un contesto diverso dai lunghi anni della mia frequentazione e ha incontrato Francesco, collaboratore della più giovane delle riviste d'architettura italiane, che è San Rocco. Vorrei che ci parlasse di questo incontro. Sì, io vorrei ricominciare esattamente dove Marco ha finito, in un certo senso mi ha anche già detto quello che volevo dire io. Io ho conosciuto Francesco quando ci ha invitato alla Biennale, al Padiglione Italiano, e poi Francesco ha continuato a lavorare con noi scrivendo per San Rocco molti dei testi, credo 3 o 4 dei testi che sono nel libro. Sono scritti per San Rocco. Io volevo, sì, anch'io, sottolineare lo stile di impegno civile di Francesco, che è quello che veramente ci ha lasciato tutti, come dire, grati e... anche ammirati per la capacità di dedicarsi a un lavoro così terribilmente, non lo so, veramente uncool, completamente non attraente, ma necessario. E quindi ci sono questi testi che si intitolano, il mio titolo preferito è bibliometrico contro non bibliometrico, che è veramente un soggetto a cui ci si può dedicare solo alla fine di un impegno quotidiano e costante e consapevole, perché se no non si arriva neanche al, come dire, velato senso dell'umorismo che contiene questa cosa.
E questo impegno, secondo me, è rivendicato da Francesco in un passo molto bello di una lettera a Walter Tocci, se non sbaglio, che credo sia un parlamentare del Partito Democratico, se non sbaglio. Alla fine della lettera, che si occupa di Roma, dei possibili, di come gestire le possibili prospettive di quella che all'epoca credo fosse prima delle primarie che poi hanno portato Marino a diventare sindaco di Roma, se non sbaglio, perché si parla di una candidatura a Gentiloni. Alla fine Francesco scrive: e non dire che mi devo impegnare, perché non faccio altro da 20 anni. Ed è veramente, cioè, chi lo conosceva questo tipo di impegno, nel senso che queste cose sono articoli sui giornali, ma sono anche, adesso io non so se alcune di queste sono direttamente, sono anche email che magari ogni tanto uno riceveva nel nulla. Arrivava una mail di Francesco, abbastanza lunga, sempre abbastanza anche, poi era impegnativo rispondere, e magari veniva da un'altra mail che lui aveva scritto a qualcun altro, e in qualche modo c'era una specie di regia, di politica culturale in senso assolutamente positivo e generoso, con cui Francesco portava avanti questo che, quello che era il suo impegno che poi si traduceva anche in scelte come, credo, continuare a insegnare a Pescara, cioè un'università abbastanza di provincia. Io credo che a un certo punto Francesco avrebbe potuto spostarsi da un'altra parte, ma è rimasto estremamente leale a questo contesto, il contesto dove effettivamente si formano gli architetti che poi lavorano e producono il paesaggio italiano. E questo impegno, secondo me, non era, cioè era così sincero, così forte, perché coincideva anche con lo stile del suo impegno intellettuale, del suo gusto. Le figure di cui Francesco si occupa sono figure strane, perché non sono figure da riscoprire, come dire, non c'è il gusto della citazione stravagante che nessuno conosce, non è quello che gli interessava. Questi architetti non sono sconosciuti, cioè Vaccaro non è sconosciuto, e non sono neanche solo architetti un pochino così meno noti, perché Francesco si occupa anche di Libera, si occupa di tutta un mondo. È solo questo impegno che è importante per lui, per cui a un livello più alto, a un livello più basso, in un certo tipo di forme, in altre forme, questo emerge. L'altra cosa di cui io volevo parlare è la lingua che Francesco usa, che è una lingua molto piana per, come dire, per essere la prosa di un intellettuale italiano della sua generazione. E questo, secondo me, dipende dal suo contatto lungo e anche lì quotidiano, per ovvie ragioni biografiche, con la cultura di matrice anglosassone, di cui Francesco era anche sinceramente, credo, innamorato. Questo ovviamente dipende dalla vita con Sharon e da questioni familiari, però io, che sono in una situazione familiare identica, ho molto meno entusiasmo per una cultura anglosassone, per cui riconosco la sua passione, e credo che questa definisse quella che era l'agenda di politica culturale che Francesco aveva in mente per l'Italia, cioè diventare un paese che ha una cultura un pochino più anglosassone, in cui c'è un maggiore pragmatismo, un maggiore empirismo, ci si accontenta anche un po' di più, si è capaci di far funzionare le cose, si lavora come dire, con degli obiettivi anche forse un po' più limitati, dicendosi le cose in maniera più chiaramente, in maniera più chiara. E questo, secondo me, riflette anche
il punto dove forse Francesco andava meno d'accordo con me personalmente, e che credo fosse anche una questione un po' generazionale, nel senso che per me, per persone che hanno la mia età, il fatto di costruire la propria carriera accademica o lavorare alla propria produzione in un contesto che sostanzialmente è di lingua inglese è ormai un dato di fatto, cioè una cosa abbastanza scontata. Tutti parliamo questo orribile inglese dei convegni, in cui se per caso c'è uno che è veramente inglese si trova in difficoltà lui perché parla troppo bene e gli altri non lo capiscono. E in questo mondo, che ha delle sue condizioni abbastanza precise, ci muoviamo. Secondo me Francesco si era formato in un momento ancora precedente, perché questa condizione è cambiata enormemente negli ultimi 50 anni. A me è capitato 2 settimane fa di essere a questo convegno che il MoMA faceva su Complexity and Contradiction per i 50 anni della pubblicazione Complexity and Contradiction. E mi è capitato di parlare della differenza tra il contesto in cui si producono Complexity and Contradiction e l'architettura della città. Al di là di tante cose che si possono dire su questo, secondo me è importante dire che quando Rossi scrive l'architettura della città, scrive in italiano, pensando che poi il suo libro, se avrà successo all'interno del suo contesto culturale, che è un contesto culturale italiano, verrà poi tradotto in altre lingue, e che questo contesto culturale italiano grosso modo si confronta alla pari con altri contesti culturali, quello tedesco, quello francese e quello anglosassone. Ovviamente è una prospettiva totalmente eurocentrica, cioè che esista qualcosa al di fuori di queste grosse culture europee non viene manco preso in considerazione. Però queste grosse culture europee sono sostanzialmente equivalenti come dire, bacini di risorse culturali, come ambiti di abitudini magari diverse, ma comunque equiparabili, e possono parlarsi fra di loro in una maniera, diciamo, alla pari. Questa cosa è completamente sparita. Se uno guarda Complexity and Contradiction, è un libro che è scritto ancora all'interno dei codici che definiscono come uno fa l'intellettuale adesso. Il libro di Rossi è scritto all'interno di un codice completamente altro, in cui gli accademici si comportano in un modo diverso, si riconoscono fra di loro in un modo diverso, eccetera, eccetera. Francesco, secondo me, si colloca in un momento storico tra queste due situazioni, ed è uno dei personaggi della sua generazione che più acutamente ha sentito questo problema da subito. Credo che lui lo interpretasse nel senso quasi opposto a quello in cui lo ritengo interessante per me, cioè cercando di, come dire, portare alcuni contributi di cultura anglosassone all'interno del dibattito italiano, mentre per persone della nostra generazione credo che questo sia ormai successo, anche se non nel modo complesso e articolato che Francesco si proponeva, in una maniera molto più brutale, nel senso che a noi ci tocca parlare questo inglese cattivo, scrivere in questo inglese cattivo, eccetera, eccetera. E quindi forse in questa condizione a noi interessa di più vedere che cosa di un patrimonio culturale italiano è ancora possibile proporre in questo altro mondo più anglosassone. In un certo senso l'operazione che Francesco ha provato credo che non sia già quasi più possibile, in un certo senso, perché è già stata fatta in maniera molto più brutale da un'internalizzazione del dibattito architettonico, che è avvenuta velocissimamente e senza tutti quegli accorgimenti, quelle mediazioni che credo Francesco avrebbe voluto. Cioè, io credo che Francesco si ponesse come
effettivamente a un certo punto c'è scritto che credo fosse George Baird a scrivere questo, che Francesco era il controllore di volo che gestiva i voli in ingresso di intellettuali anglosassoni a Roma, che effettivamente è stato, e credo che questa operazione, al contrario del lavoro sulle istituzioni, che credo ne avremmo estremamente bisogno, su questa operazione forse è già un po' sorpassata, nel senso che si è già data una condizione diversa, e ricordo che insomma era una delle cose che alla fine parlavamo di più e che forse distingueva di più lui da insomma quello che la nostra rivista cercava di fare, e niente, basta, questo è tutto quello che ho da dire, lo ricordo solo con enorme gratitudine, anche perché la generosità di Francesco nel nostro mondo non è così diffusa, ed era veramente speciale. Grazie. Grazie a Pierpaolo. Renato Bocchi ha conosciuto Francesco Garofalo quando Francesco ha insegnato allo UAV. Ovviamente. Quanti ne abbiamo lasciati scappare, guarda, in questa scuola. Comunque. Ma Renato ha avuto la fortuna e l'opportunità di continuare a lavorare con Francesco, cioè in una serie di reti che in qualche modo siamo riusciti a tenere in piedi tra le istituzioni di ricerca italiane fino all'ultimo lungo e grande progetto sul recycling, per cui la sua testimonianza ci sarà utilissima. Sì, non parlerò però di questo, parlerò del libro, e temo che sarò molto lungo, per cui spero che lui mi dia delle gomitate e mi... perché ho trovato un libro difficilissimo, l'ho letto e riletto e ho cercato di trovare un tracciato mio di interpretazione di questa cosa, non so se ci sono riuscito, vi voglio dire un po' questo. E partirei dall'ultima affermazione che è nell'ultimo capitolo del libro, che è poi quello che dà il titolo al libro, dove Francesco dice questo: l'ipotesi con cui voglio concludere è che il tarlo presente già nell'età dell'oro dell'architettura italiana, cioè degli anni 60, 70, 80, coincida con un certo paradigma non esclusivo dell'architettura italiana, ma molto rilevante per essa, e il riferimento qui è soprattutto a Tafuri. Il paradigma contempla la costruzione del progetto come messa in scena una narrazione del frammento, la rottura dell'unità dell'organismo architettonico e una forte diffidenza per l'utopia. A questo punto ci vorrebbe invece una posizione che consenta la riconquista dell'unitarietà, sottolineo questa frase, senza cadere nel recupero di un'organicità moderna e tantomeno postmoderna. Ci vuole un'architettura che per prima cosa non si faccia ridurre a sostenibilità, tecnologia, attivismo, personalismi, e che sia intrisa di realismo e assolutezza. Sottolineo questa coppia. Senza complessi nei confronti del linguaggio locale, ma che si emancipi, unitaria ma aperta. Questa è l'altra chiave. Bene, questo è anche il libro, secondo me. Io interpreto questa specie di biscotto o toast dei due libri, no? E che è poi anche una graficamente molto divertente. È questa cosa di mettere assieme un'unitarietà che però è aperta, perché in realtà è complessa, e per questo è anche difficile questo libro, almeno io ho trovato difficile. E mi pare che questa proposta che ho letto, questa aspirazione di fatto con cui lui
tende a dire dove dovrebbe andare l'architettura italiana, poi qui si può discutere se siamo d'accordo o no. Io non sono d'accordo del tutto, però mi pare molto interessante, che coincida davvero molto con gli interessi storico-analitici proposti dagli studi di Francesco, che dentro il libro sono documentati assai bene attraverso queste letture di architetti, per così dire fuori linea o isolati, se ne è già detto, ma di grande personalità professionale e progettuale, che vanno da Libera Moretti, da Vaccaro Mazzoni, e potremmo aggiungervi, se non è nel libro, ma sul piano internazionale, per esempio, altre figure che sono state oggetto di studio importante di Francesco, per esempio Stephen Hall, che è nell'ambito di questa cosa. Sono tutti architetti che uniscono realismo e visione, e questa coppia torna sempre in questo libro. Due termini che spesso uniscono anche pragmatismo e sperimentazione, capacità di confrontarsi con la tradizione ma anche forte spinta verso il futuro, e ancora uniscono l'apertura, per tornare al discorso di prima, verso una messa in discussione di canoni troppo stretti e quindi un confronto col frammento, l'eterogeneità, eccetera, talvolta sfiorando anche l'eclettismo o l'eresia, però con una ricerca di unitarietà. E questo è il dato interessante, che qui non significa tanto oggettività o oggettualità, quanto messa a sistema del molteplice, del complesso, fuori anche però totalmente da un discorso di formalismo. E questo mi pare che sia la chiave che lui sta ricercando in questi architetti, e che poi è quello che vorrebbe fosse l'architettura italiana del futuro, criticando quei discorsi che richiamava prima De Michelis, delle grandi opere romane, delle archistar e compagnia bella. Allora qui provo a rintracciare alcune tracce di questa cosa, che spero di essere rapido. Questi caratteri mi pare che si trovino con linguaggi e forme diverse in tutte queste figure. Per esempio, Libera e Vaccaro, dice, vi faccio alcune citazioni, dice Francesco: entrambi, piuttosto che accettare affrettate riscoperte del classicismo, cercano di elaborare un doppio registro, più manualistico nelle occasioni minori e nelle ricerche sull'abitazione, più austeramente elusivo nei concorsi e nei grandi complessi per uffici. C'è un tentativo di resistere distillando una specie di monumentalità rarefatta. E poi commenta il Palazzo del Littorio di De Renzi, appunto Libera e Vaccaro, pensando di nuovo all'architettura attuale, conclude: l'architettura è un sapere che subisce molte trasformazioni superficiali e però quasi nessuna rivoluzione profonda. Questo mi pare un elemento molto chiarificante della sua posizione. E poi parla di Mazzoni come civil servant, appunto, è una parola che già abbiamo citato anche a proposito di Francesco, e dice: dimostra in modo tragico e grandioso che la contraddizione tra produzione di massa e individualismo è insanabile e apre la strada a un anonimato più consapevole. E naturalmente potrei citare molte altre cose. E poi commenta per esempio la città orizzontale di Diotallivi, Marescotti, Pagano, altra questione che traversa queste cose, e dice: l'architettura italiana ha oscillato sempre tra intransigenza e realismo, ha sublimato le tensioni radicali nel disegno e fatto un'esperienza costruttiva molto più moderata e pacifica. Alla fine la sua espressione migliore rimane quella capace di tenere in equilibrio le pulsioni opposte, come si vede nell'unità di abitazione orizzontale di Libera al Tuscolano, in questo realismo che non cancella la radicalità del modello sta la lezione che vorrei imparare. E di nuovo viene fuori questa dimensione che già diceva Marco del fatto che non è uno storico, gli interessa studiare queste cose perché vuole imparare lui questa lezione. E poi Moretti, la rivista Spazio, eccetera, e la lettura del Palazzo Volante, come lo chiama lui, per Milano. E salto un po', ma per esempio
a un certo punto, parlando di questo edificio milanese, dice in qualche modo come per l'unità di abitazione orizzontale di Libera a Roma, torna questo interesse per Libera, un affascinante, radicale esperimento architettonico che trascende la natura speculativa dell'impresa originaria e ascende allo status di protagonista nella città. Ma questa linea di pensiero e di azione, diciamo, si riconosce addirittura in questa analisi attentissima che Francesco fa di una delle opere più controverse dell'architettura italiana, che appunto si richiamava prima, cioè il Corviale di Mario Fiorentino, che era poi un suo maestro con cui ha lavorato. È un'opera che, con tutte le cadute che porta con sé, ricerca però molto onestamente una coniugazione efficace della sperimentazione, appunto, nel superamento delle tipologie abitative standard, e di concretezza costruttiva, cercando di convincere anche la committenza che questo era un esperimento da fare, no? Allora, tornando all'inizio, quindi, mi pare proprio di poter ribadire che la ricerca architettonica di Francesco si ispiri di fatto soprattutto proprio a questa riconquista di questa unitarietà, che è tuttavia una unitarietà aperta, appunto, non oggettuale, che sa confrontarsi con la complessità e perfino con l'eterogeneità. E questo mix che è interessante, secondo me, e che è un po' la sua proposta. Questi concetti, se posso proseguire un attimo, si estendono anche alla città e alla città più amata e studiata sua, cioè Roma. Nessuno di noi è romano qui, ma abbiamo avuto questa esperienza insieme su Roma 2025, che abbiamo fatto molto recentemente, di cui si parla anche nel libro. E nel saggio sull'esperienza di Roma 2025 lui e di nuovo torna su quella coppia di prima, visione e realismo. Questo è un dualismo, dice, degli architetti romani, che il pubblico degli esperti preferisce rimuovere dalla propria memoria. E questa coppia, che solo apparentemente è oppositiva, ritorna poi caparbiamente nella richiesta che lui fa come curatore di Roma 2025, insieme con Caudo, insieme con Pippo Ciorra e con Piero Silio Rossi, di tenere, ci diceva, a tutte le 24 università che lavorarono su questa cosa, tenere il più possibile assieme la chiarezza di un manifesto e la specificità di un progetto, che è una cosa difficilissima, ovviamente, ma è di nuovo unire visione e realismo, poi alla fine. Compito veramente arduo, ma che è stato poi probabilmente la cosa più interessante di quell'esperienza che abbiamo fatto. E lui ribadisce la forma della Roma quotidiana con quella immaginata dall'architettura, e ribadisce appunto il fatto di voler superare questa megalomania, lui la chiama, dell'opera senza città, è quel discorso che già veniva fuori, e allora di studiare questa struttura insulare di questa strana metropoli che è Roma, fatta per isole annegate in un paesaggio che forse, come dice lui, è solo quello che rimane a tenere tutto insieme, e che io credo sia una intuizione molto condivisibile e che anche noi abbiamo perseguito. Per ultimo, questa che ho detto mi pare, appunto, la propongo come una sintesi di una possibile chiave di lettura di questo libro, ovviamente ci ho messo del mio, come sempre succede, che però ritorna su un altro tema che ci ha accomunato molto più anticamente, quando abbiamo lavorato insieme alla rivista Archint, che faceva il dipartimento nostro qui all'UAB negli anni 90, e si richiama a quel discorso che proprio nel primo numero si fece di discutere se il progetto potesse essere ricerca, se esistesse una ricerca di architettura, e questo si riconnette con quello che dice anche in questo libro
quando dice il contesto della mia scrittura, quando, proprio nell'esordio del libro, è la mia personale ricerca di architetto, che per me significa fare architettura scrivendo piuttosto che scrivere sull'architettura. E questo è il dato di fondo che era già presente in nell'articolo che in quel primo numero di Archint, intitolato al progetto come ricerca, appunto Francesco scrisse, vedi caso, di nuovo su Moretti e di nuovo sulla rivista Spazio, e in cui concludeva: questo contributo pone all'attenzione del lettore un progetto teorico. Le caratteristiche salienti di questo prodotto sono definibili per negativo. Non è una teoria che si risolve nella scrittura, non sono disegni che si risolvono nella stesura di un progetto convenzionale. La sua produttività non sta in sé, ma fuori da sé, nell'architettura a cui si lega. Il pensiero di Luigi Moretti e molto spesso i ragionamenti degli architetti sono qualcosa che, privato del legame con l'opera costruita e disegnata, non sta in piedi, diventa un sottoprodotto di altre discipline. Spazio è un esempio di progetto come ricerca. È un invito, questo, diceva lui, concludeva, a seguire le tracce di Moretti? No, perché ogni rilettura è piuttosto una chiusura dei conti. Mi è piaciuto ritornare su questo vecchio scritto, perché secondo me c'è una circolarità del lavoro di Francesco anche rispetto a questo libro, che è una testimonianza, ma è soprattutto un elemento per il futuro fantastico, e questo io credo che sia. Poi non ho parlato del secondo libro che sta dentro, sarebbe molto interessante. Questo fuoriluogo di cui si è detto è un'altra questione ancora, ma è una questione centrale che però ha a che fare con tutto quello che si è detto poco fa, e cioè di scontrarsi. E poi purtroppo ci siamo in mezzo tutti, io in questo momento ci sono in mezzo piuttosto pesantemente con questa cosa che lui scrive a un certo punto, che l'architettura non sia un ambito della ricerca, lo dice, ahimè, intanto, ahimè l'ho messo io, intanto l'Europa, nella tassonomia dell'European Research Council, quella parola, architettura, non la trovate. Grazie Renato. Vorrei che fosse chiara una cosa. Se noi oggi possiamo riflettere con tanta passione, e di questo ringrazio i colleghi che sono qui presenti, e se voi potrete leggere con altrettanta passione questo libro, il merito è di Mario Lupano, esatto, che ha preso questo libro e l'ha condotto con mano ferma attraverso, come chiama? Attraverso le tempeste della vita. Puoi dirci qualcosa, Mario? Certo. Grazie. Sì, ho accompagnato quasi la gestazione, no? E la nascita di questo libro, e ho cercato di interpretare un ruolo, no? nel concretizzarlo insieme a Francesco, il ruolo di curatore, con una doppia accezione, no? Da una parte quello di editor, ma dall'altro anche quello di curator, proprio di displayer di questo lavoro. E si è iniziato a parlare di questo progetto circa 3 anni fa, e analizzando appunto una serie di articoli e mescolando questi articoli insieme a scritti occasionali di varia natura, si è ricordato, no? Le lettere, frammenti, ma anche proprio i commenti su Facebook, no? Perché non c'era, come dire, una gerarchia, no? Per la scrittura, secondo Francesco. Ogni luogo era assolutamente significativo e importante per lasciare delle tracce, no? Di un pensiero attraverso la parola. Quindi la centralità della scrittura, questa insomma è dichiarata da Francesco in vari momenti, e quindi io mi dovevo anche rispettare questa centralità.
una scrittura che ha varie modulazioni, no? Ci sono quelle saggistiche di cui si è parlato e anche quelle appunto da d'occasione, militante, più sbilanciata, meno attenta alle mediazioni, no? Perché molto spesso si è parlato di Francesco che amava mediare, in certi contesti sì, perché voleva creare, continuare a tenere vivi dei canali di comunicazione, però poi in certi altri momenti era anche molto spiccio, molto tranchant, e per esempio nell'ultimo saggio è così Francesco, cioè non ha anche questo desiderio, no? Di essere molto spiccio e tranchant. Il titolo, dunque, sono fare architettura scrivendo, sì, lo dichiara, anche nel libro precedente che è scritto nel 2008, si chiamava Architettura scritta, insomma è una sua chiara ossessione. Questi materiali, appunto, fin da subito si è pensato che dovessero essere organizzati in due libri congiunti. E il modello per Francesco era subito chiaro fin dall'inizio, cioè nel 2008 il padiglione inglese della Biennale d'architettura aveva un catalogo che si componeva di due quaderni infilati uno nell'altro, anche di dimensioni diverse, era sul tema dell'housing, e quello per lui è stato sempre un riferimento, no? Per due tipi di scritture diverse, anche autonome, ma poi che entrano in collisione, e bisognava sottolineare questa collisione. Non gliel'avevano lasciato fare in altri contesti, e in questo caso voleva proprio, come dire, affermare questa come dire, componente un po' antigraziosa, no? Cioè metto una cosa acida insieme a una cosa più rotonda. I materiali raccolti sono testimonianza di una operatività molto sfaccettata, no? E sono tutti su layer molto diversi. Abbiamo, no, le azioni di Francesco come consulente per l'organizzazione, no, di concorsi d'architettura, traduttore proprio in istantanea durante le conferenze, no, di chi transitava in Italia. Poi diciamo le collaborazioni con Sharon nell'attività professionale per misurare, diciamo, anche certe modalità di fare architettura, per confrontarsi anche con altre esperienze. Poi c'è l'impegno all'università, che è una cosa importantissima, si è ricordato moltissimo questo aspetto. E poi curatore di mostre, ecco, tutte queste cose producono una serie, si svolgono su piani paralleli, e poi Francesco, con un modo di procedere molto nevrotico, tutto lo si conosceva, no? come era frenetico nella sua attività di ricercatore, di scrittore. Ecco, creava questi collegamenti improvvisi fra i vari layer. No, mi piace ricordare, c'è una fotografia che ritrae Francesco, che secondo me è molto bella, l'ha fatta il suo amico Philip Lorca di Corcia, che lo ritrae mentre lui nevroticamente passa da una parte all'altra di Roma su un motorino, no? E attraversa il traforo, no? In mezzo alle macchie. Ecco, quello però nella fotografia di Philip Lorca di Corcia è tutto molto un po' immobile, no? Quasi metafisico. Ecco, questo ritrae molto bene Francesco. Il libro si sarebbe dovuto chiamare, se detto, Moderno senza movimento, no? Il libro si caratterizza, è stato detto, da contributi che testimoniano una passione, no, per alcuni autori, Libera, Moretti, Vaccaro, e per alcune fenomenologie dell'architettura italiana del Novecento, fortemente carica, no? Carica di esperienze da cui trarre delle riflessioni teoriche, no? Roma è come
un paradigma universale di riflessione. E Roma è una montagna di concretezze meravigliose. Qui copio, dopo lo dico. La fatale debolezza dei manifesti del movimento moderno e la loro intrinseca mancanza di concretezza. Il problema di Roma è esattamente l'opposto, una montagna di concretezza. Ecco, la volontà di scrivere una sorta di manifesto retroattivo di Roma sembra attraversare ogni movimento di Francesco. Riflessioni che insieme compongono una sorta di delirius di Roma, no? Ecco, questo e questa, come dire, è bella perché è una cosa che c'è poco in Italia, no? Cioè trovare degli elementi teorici all'interno degli accadimenti, no? Non procedere nel senso inverso. Questo, per esempio, lo ritengo per me ancora molto, molto attuale, molto, molto vivo. L'ultima, poi sì, il titolo è cambiato, ma secondo me la scelta per questioni relative al fatto che si è scoperto, insomma, che questo titolo caratterizzava un volumetto che aveva avuto poca circolazione, però non era possibile utilizzarlo. Ecco, la scelta del secondo titolo però è apparsa anche per certi versi una liberazione, cioè è qualcosa che assecondava, che era in sintonia con una voglia di sbilanciarsi, no? E quindi per me appunto è molto importante l'ultimo scritto, che è scritto in forma di appunti per una conferenza, quindi ha queste non è uno scritto polemico, può sembrare, come dire, avere i toni della scrittura polemica, ma non lo è, cioè è semplicemente sintetico per punti, anche tranchant. Ecco, lì secondo me ci sono molte indicazioni di lavoro per una autoanalisi della cultura italiana. Che cos'è appunto successo all'architettura italiana, che era una nota per l'intervento di un convegno. Ecco, qui si indagano le ragioni di un declino, no, che talvolta non siamo nemmeno disposti a riconoscere, o perlomeno di cui non riusciamo a sentirci responsabili, no? Perché così è percepito come un accadimento in cui sono responsabili dei non ben identificati altri, no? Qui invece Francesco alcune situazioni li indica, che sono situazioni critiche, no? Vengono ben circoscritte come luoghi in cui molti lutti ancora non sono stati elaborati, luoghi culturali che sono maturati durante gli anni 70 e nelle modalità in cui si manifesta la politica nella pratica disciplinare. Ecco, questo è il tarlo che è presente già nell'età dell'oro, no, dell'architettura italiana. Questo secondo me, insomma, è un lavoro tutto ancora da fare. Poi sì, c'è fuori luogo, è già stato detto, è una specie di opera aperta, no? Dove si sono raccolti materiali che possono far scintille se usati come arnesi, no? Per le tante battaglie che ci obbligano alla nostra esistenza in Italia e all'interno dell'università. Ricordo tre diciamo di questi temi che si riscontrano in fuori luogo. C'è ancora appunto la questione di Roma, no? E ci sono degli appunti che sono molto interessanti per un progetto storiografico su Roma che si aggancia appunto al tema del manifesto retroprospettico su Roma. Poi ci sono tutti gli scritti sull'università, di cui si è già detto, che toccano dei punti sostanziali nel modo in cui ha ricordato anche Renato Bocchi. E altri ci sono frammenti anche di critica dell'architettura contemporanea, come per esempio il confronto con la normalità radicale di Diner and Diner, no, in cui Francesco
come dire, si probabilmente trovavano delle affinità comportamentali, e quindi il suo esercizio di lettura dei processi di progettazione diventa molto sofisticato, così come quando affronta, come ho detto, anche le architetture di Moretti o di Libera. Ecco, posso dire solo qualcosa circa appunto la costruzione curatoriale del libro, no? Che si è avvalsa di un continuo dialogo tra grafico, l'editor della casa editrice, e grafico che è Giacomo Kovancic, che è di una serie di persone appunto che lavoravano tra appunto l'editing e il display. Naturalmente, Francesco, poi naturalmente si doveva confrontare con Francesco, il quale si è fidato di me, nonostante che io sia persona molto diversa da Francesco. Non interpreto, cioè, la, come dire, la frenesia lavorativa di Francesco, no? Non ho saputo per tanto tempo dare forma di scrittura a pensieri, e lui l'ha fatto, no? L'ha fatto anche per me, dopo tantissime discussioni spuntava sempre qualcosa, perché alla fine di qualsiasi discussione arrivava il resoconto di Francesco, che era meraviglioso, cioè una cosa. E quindi io assolutamente sono eternamente grato per questa trasformazione delle conversazioni oziose, no? in saggi, no? Io per me ero ecco, cioè io accidioso ero, come dire, Francesco era tollerante nei miei confronti, no? Ecco, e quindi perché si fidava probabilmente di questo mio contributo nel dare forma criticamente ponderata alle sue parole. E mi piace naturalmente pensare che la forma del libro abbia contribuito anche ad una buona discussione stasera. Ecco. Grazie infinito. Sia chiaro che non vogliamo negarvi il diritto di fare delle domande, di aggiungere le vostre considerazioni. Ma se questo non fosse il caso, invece c'è fortissimo il nostro augurio di leggere. Marco, before we do that, I wonder if I could. C'è una cosa prima che ci lasciamo a cui tengo. Allora, modello dell'architettura. Secondo me esce da quello che ci siamo detti stamattina, ma anche dal libro, una indicazione di un modello di architettura. Alla fine, il modello dell'architettura si basa sulla costruzione. Pensiamo a Moretti, a Libera, così come descritti da Garofalo. Poi Garofalo sceglie anche un insegnante, perché Fiorentino alla fine insegna architettura come Garofalo insegna architettura. Oppure sceglie di nuovo Garofalo qualcuno che partecipa alla scrittura delle politiche sull'architettura, guarda caso Vaccari. E poi l'architetto può anche essere colui che cura delle mostre. Ora io non sono andato a spulciare, ma sicuramente tra la selezione di architetti scelti da Garofalo, qualcuno che ha fatto una curatela c'è stato. Ancora, l'architetto è colui che partecipa ai concorsi per l'architettura, e qui gli esempi scelti da Garofalo sono Libera, sono Vaccaro. Oppure l'architetto è anche l'organizzatore di concorsi per l'architettura, di Vaccaro e Garofalo stesso. E io credo che quindi da qui venga fuori il modello dell'architettura / il modello dell'architetto, quindi è un testo su chi è l'architetto e il modello per l'architetto. And just lastly, I would like to extend my personal thanks to Mario Lupano, without whose efforts this book would not exist, and I would just add one more name to the list of people without whom this book would not exist, and that is Sharon. E oltre davvero grazie a Lupano, senza il cui aiuto questo libro non sarebbe stato possibile, sicuramente Sharon, senza la quale anche il libro non sarebbe stato possibile. Grazie.